L'abbandono della propria terra, il rimpianto per ciò che si lascia, la paura dei lunghi viaggi e di quello che si troverà. Sono i temi dei canti dell'emigrazione piemontese, cui il Consiglio regionale, con la Rete Italiana di Cultura Popolare, ha dedicato il tascabile Io parto per l'America, presentato al Salone del Libro. La voce di Laura Conti e la chitarra di Maurizio Verna hanno intrattenuto il pubblico con interventi musicali, permettendo di fare un salto nel passato e immergersi nell'ascolto delle voci intonate nei campi di lavoro dai nostri antenati. Perché questa iniziativa e che cosa ci consegnano i canti dell'emigrazione piemontese? Doveroso intanto perché un'istituzione attenta come quella del Consiglio regionale, insieme all'Istituto, alla Rete Italiana di Cultura Popolare, decida quest'anno di occuparsi di migrazioni, di emigrazione, di immigrazioni. Siamo davanti al più grande flusso migratorio degli ultimi anni, che non solo è cominciato qualche anno fa, ma non terminerà per un bel po' di anni. Abbiamo una memoria corta, questo lo sappiamo. Questo piccolo libro vuole ricordare che i piemontesi sono emigrati verso la Francia, verso il Belgio, ma poi sono emigrati in massa verso il Sud America. C'erano dei canti, c'erano delle speranze, c'erano delle storie, c'erano degli affondamenti, si ricordi la nave Sirio quando è affondata giù con non so quanti morti, bambini, donne, una storia che si ripete. Credo che sia fondamentale che queste due istituzioni, il nostro naturalmente, la nostra regione Piemonte, voglia ricordare a chi abita su questo territorio il valore dell'accoglienza in un momento che è estremo, è un valore culturale, non solo sociale, un valore culturale, perché hanno bisogno non solo di una casa, un letto, un posto dove devo andare, ma hanno bisogno di occhi che gli diano la speranza del domani.